detto è tutto il centro storico, diciamo la parte alta del centro storico, che c'è un posto più largo che poteva essere una piazzetta. Il quartetto perché c'erano le quattro torri, una è questa, ce n'è un'altra più in là, le altre due sono state abbattute. C'erano le quattro torri che con le mura chiudevano il paese. La storia dice che era Santa Croce di Magliano perché esistevano tre paesi che stavano giù verso il torrente Tona, la parte diciamo più riparata del paese. E erano quindi tre paesini, tre frazioni quasi, Magliano, Maglianiello e Civitella. La storia dice che prima sia passato Annibale Cartaginese e ha fatto una mezza distruzione, erano rimasti in pochi. Poi c'è stato un forte terremoto, per cui la gente poi si è trasferita sul paese, sulla collina qua, dove esisteva, sarebbe dove c'è il casale adesso. Avevano edificato una chiesa che era la chiesa di Sant'Antonio, la chiesa di Santa Croce o di Sant'Antonio, adesso non ricordo bene. Poi da lì loro sono scesi un po' più giù qua, che era la zona più riparata, e hanno incominciato a costruire questo paese. Santa Croce di Magliano, perché Santa Croce è il nome della chiesa che stava la prima costruita sopra, e di Magliano perché i pochi superstiti erano quelli di Magliano e Maglianiello che si erano trasferiti qua. E quindi Santa Croce di Magliano. Di Magliano è rimasta solo un mungolo di una torre che tra l'altro dovrebbe essere protetta, invece non stanno facendo niente, si sta sgretolando giorno per giorno. E questo è un peccato. Quando ho iniziato l'università, archeologia, la curiosità poi di andare alla torre, insomma, a vedere i resti, i ruderi, fondamentalmente da dove veniva poi effettivamente Santa Croce, è stato quello, insomma, la spinta propulsiva poi che mi ha permesso di iniziare a lavorare e a studiare il territorio. L'indirizzo è stato quando all'epoca l'assessore Iantomasi, sì, era l'assessore dei lavori pubblici Michele Iantomasi, durante i lavori di rifacimento proprio della strada, della via che conduce alla torre, praticamente durante lo sbancamento della collina, ha iniziato a vedere che venivano fuori dei cocci, dei materiali archeologici. Lui ovviamente non se ne intendeva, però aveva capito l'importanza della situazione e quindi mi chiamò dicendomi: "Guarda Pasquale, se ti vieni ad affacciare con me, qui escono dei materiali, sicuramente faranno parte del villaggio." E andai a vedere, insomma, e vidi che il materiale era anche abbastanza importante, materiale medievale, ovviamente basso medievale. C'erano ceramiche rivestite, invetriate, ceramiche smaltate, quali la protomaiolica. E da lì, insomma, iniziai a pensare che si sarebbe potuto effettivamente fare qualche intervento, almeno a capire, insomma, come si strutturava il villaggio, uno studio di massima. Iniziando a parlare, a dialogare con l'amministrazione, loro erano d'accordo. All'epoca il sindaco era Pasquale Marino, il mio omonimo, e loro erano d'accordo, quindi abbiamo iniziato a dialogare. Poi nel 2007 iniziarono gli scavi, perché è passato l'anno, insomma, durante il quale sono stati fatti tutti i vari iter, tutte le questioni burocratiche da sistemare. Iniziamo la campagna di scavi vera e propria. E iniziamo da una porzione di terreno che praticamente era sotto, al di sotto della torre, poco distante dalla base della torre, a nord della stessa, dove teoricamente si doveva sviluppare il villaggio. Impostammo la prima quadrettatura dello scavo e beccammo praticamente immediatamente una struttura muraria. E da lì capimmo, cioè, fondamentalmente, che c'erano stati altri saggi, perché la documentazione scientifica parlava, insomma, di questi altri saggi che erano stati fatti tra la fine degli anni 70 e inizi anni 80. E noi trovammo dei buchi veri e propri fatti all'interno di questo territorio perimetrato, di questo terreno perimetrato, e ci impostammo praticamente su questi buchi per capire se erano questi in realtà i saggi che avevano fatto in precedenza. Allora il professore Luigi Marino,
architetto, era professore di architettura a Firenze e fece questi scavi, questi saggi, e nella sua documentazione scientifica parlò comunque di saggi sterili. Poi capimmo il perché, perché effettivamente, cioè, quando andammo a scoprire, insomma, a liberare l'area dove erano stati impostati questi saggi, capimmo che loro fecero i saggi addirittura sopra le creste dei muri delle case, quindi scavarono all'interno del muro, tirarono fuori soltanto pietre e calce, quindi ne dedussero, insomma, che erano saggi sterili perché venivano fuori solo pietre. In realtà loro hanno smontato il muro occidentale della struttura abitativa, che poi man mano con gli anni durante lo scavo venì fuori, e intercettammo sia la struttura abitativa, che poi è riportata in un documento del 500 e descritta come definita casa de habitación in un documento spagnolo. E trovammo, insomma, questa casa di abitazione. Era una struttura molto grande, fatta da almeno tre ambienti. Noi individuammo tre ambienti, ma ce n'erano sicuramente degli altri, perché lo scavo condotto da noi, insomma, si basò su una parte marginale sicuramente di questa struttura, che doveva essere molto più ampia. E intercettammo addirittura il muro di cinta della struttura fortificata. Comunque si capì effettivamente che si poteva parlare di un castello, comunque di un abitato fortificato. E infatti nelle pubblicazioni successive che facemmo, poi lo definimmo Castello di Magliano, anche se poi nei documenti. Diversi documenti, insomma, che abbiamo studiato prima di pubblicarlo, si parlava di Curtem ad Magliano o ad Magliani, e insomma, per definire dei possedimenti di un certo tizio di nome Poto. Questo praticamente aveva dei possedimenti in finibus beneventani, cioè nel territorio di Benevento. Noi facevamo parte, insomma, del Ducato di Benevento, e praticamente nell'elenco di questi possedimenti è citato anche sia Magliano che Melanico addirittura. Parliamo di un documento risalente all'815-830 più o meno, quindi parliamo del IX secolo, insomma, intorno alla prima metà del IX secolo d.C. È un documento interessante perché praticamente è il termine antequem per datare l'abitato, in quanto, cioè, prima degli scavi, prima di questo studio più approfondito che facemmo tra il 2007 e il 2012, quello che si sapeva che era un villaggio fortificato che magari datato al XIV secolo d.C. In realtà capimmo che era molto più antico, trovammo dei materiali che addirittura di riutilizzo, tegole sannitiche di III secolo avanti, perché il tipo di tegola rinvenuto sono da diagnostiche che avevano queste alette a quarto di cerchio, quindi sappiamo che questo tipo di tegola era realizzata, era prodotta durante il III secolo a.C., quindi un insediamento sannitico a tutti gli effetti probabilmente ci doveva essere. Non abbiamo resti murari, strutturali all'interno della fortificazione, comunque non abbiamo toccato strati più antichi di quelli moderni, di età moderna, quindi bisognerebbe indagare un po' di più e scendere un po' di più in profondità per capire poi se al di sotto delle murature, delle strutture che abbiamo rinvenuto, ci sono altre strutture più antiche. Però comunque abbiamo rinvenuto oggetti utilizzati come zeppature dei muri, che sono queste tegole a quarto di cerchio, in più degli orli di dolia, di contenitori, di grossi contenitori che erano utilizzati per contenere appunto le derrate alimentari, per conservare granaglie o comunque materiale liquido che poteva essere vino o olio. E questi frammenti di questi contenitori erano utilizzati anche come zeppature all'interno dei muri medievali, quindi
probabilmente per utilizzare questo tipo di materiale come zeppatura dovevano averlo a portata di mano, quindi se la fortificazione non è sotto il villaggio medievale magari sarà spostata nelle vicinanze. Bisognerebbe fare un progetto di restauro e ci vogliono un po' di soldini per rimetterla in sesto. E purtroppo il Ministero dei Beni Culturali è uno dei ministeri più poveri che ci sono in Italia. E quindi è difficile che stanzi soldi per soltanto ristrutturare un edificio che poi, un rudere, che poi verrebbe abbandonato di nuovo a se stesso. Bisognerebbe fare un progetto di valorizzazione della struttura, del villaggio addirittura, perché magari il Ministero iniziasse a metterci mano. Un qualcosa che porti un riscontro anche economico sul territorio, altrimenti non avrebbe senso ristrutturarla. Cioè, il Ministero ragiona in questi termini. Termina qui questo speciale su Santa Croce di Magliano. Vi ricordiamo che è possibile rivedere tutte le puntate sui nostri social e sui nostri canali e vi diamo appuntamento alle prossime puntate.